Come da tradizione, PlayStation in quel di settembre ha fatto il suo State of Play, annunciando una serie di novità per i titoli già noti, ma anche con qualche piccola sorpresa che quantomeno ha dato un po' di speranza per quella che è la lineup poi del 2025 da parte dei first party PlayStation e non. Ecco, ma questo State of Play com'è stato? Il DLC di Astrobot è sicuramente interessante, tra l'altro non vedo l'ora che esca, perché comunque, insomma, già lo si sa, mi è piaciuto molto il gioco, c'è la recensione sul canale, insomma, bello, carino, con 10 nuovi bot da dover salvare e, insomma, in parole povere, un bel aggiornamento. Interessante invece The Midnight Walk, questo gioco fatto dai creatori di Lost in Random, che devo dire è un po' mi sta interessando. Certo, è interessante sulla carta, però vorrei anche approfondirlo perché rischia così poi di essere magari un walking simulator. Tra l'altro, titolo disponibile anche per PlayStation VR 2. Un titolo invece che mi ha catturato fin da subito e che effettivamente voglio provare immediatamente appena ci sarà la possibilità è Hell Is Us, titolo in uscita nel 2025 che ci porta in questo gioco d'azione e avventura naturalmente in terza persona. Ho un po' indagato in giro ed in realtà ci sono un po' di informazioni su questo gioco che già comunque visivamente colpisce in maniera positiva, ma che comunque in realtà ha una struttura un po' più corposa del solito. Infatti sarà un semi open world, e questo ovviamente va capito, può darsi che siano delle open map, può darsi che sia un open world però di dimensioni ridotte, questo va capito, ambientato in un mondo ostile in cui c'è una guerra civile che sta dilaniando sostanzialmente la Terra e allo stesso tempo è arrivata una misteriosa calamità, che si vede anche nel trailer, che ha dato vita quindi a queste creature sovrannaturali, e sarà il nostro compito, utilizzando un drone e una spada, tra l'altro viene menzionata proprio d'epoca, quindi ci deve essere anche una sorta di mix temporale, di linee temporali, insomma, con questi due strumenti noi protagonisti, al momento senza nome, dovremo cercare di farci strada e risolvere, insomma, questa faccenda. Fin qui nulla di nuovo, se non per il fatto che c'è una particolarità nell'esplorazione. Infatti viene citato: niente mappe, niente bussole e niente indicatori di missione. Seguire l'istinto fa parte integrante dell'avventura. Questo potrebbe essere in realtà un aspetto veramente bello di questo gioco, che magari potrebbe dargli un twist diverso rispetto al solito. Potrebbe essere proprio l'elemento caratterizzante che lo va a differenziare dagli altri. Perciò occhi puntati su questo Hell Is Us. Poi vabbè, è stato annunciato Palworld, ma su questo non mi voglio soffermare neanche più di tanto. Interessantissimo invece Sonic X Shadow Generation, che riceverà quel di dicembre il cosiddetto Movie Pack, che non solo, già comunque questa è tanta roba, introduce uno scenario preso direttamente dal film, ma addirittura propone la skin di Shadow direttamente presa dal modello del film, e sarà doppiato da niente po' di meno che Keanu Reeves, che è il doppiatore di Shadow nel film di Sonic, che da noi in Italia arriverà il 1 gennaio 2025. Ah, e naturalmente, se sei curioso su Sonic X Shadow Generation, ti ricordo che c'è l'anteprima del mio provato in quel di Colonia alla Gamescom qua sul canale. Dragon Age The Veilguard, chiamatemi per il funerale ragazzi, perché è veramente disastroso dal punto di vista tecnico del gameplay. Io onestamente faccio parte di quelli che purtroppo non sono minimamente interessati a questo progetto, e più lo vedo più mi fa da repellente. Poi magari mi sto sbagliando, sarà bellissimo da giocare, ma da vedere per il momento no grazie. Arriviamo ad una delle punte personali per me di questo State of Play, ovvero il DLC di Alan Wake 2 The Lake House, che non so perché ho visto molti che si sono sorpresi: oh Dio, esce a ottobre, già si sapeva, cioè siete informati, non seguite il Frank News. Ma tralasciando questo dettaglio, The Lake House è il secondo, ma se vogliamo comunque unico, grosso, corposo DLC che dovrebbe fare da tramite tra Alan Wake 2 e Control 2. Questo ovviamente in linea teorica, poi in teoria sì, sia in teoria che anche in pratica. Non si è visto molto, è stato veramente un piccolo teaserino che però ci conferma l'uscita per ottobre, purtroppo senza date, questo un po' mi è dispiaciuto, però vabbè, evidentemente devono arrivare altre comunicazioni in merito, lo auguro e lo spero. Ma la cosa interessante è che, andando a leggere sulla descrizione del trailer caricato su YouTube, è stato confermato che si giocherà nei panni dell'agente Estevez.
Miles, che per chi non lo conoscesse, il gioco è un personaggio che si trova all'interno di Alan Wake 2 e che fa parte del Federal Bureau of Control. Per chi invece ha giocato al gioco sa di che personaggio si sta parlando, perciò sarà interessante vedere come gestiranno il tutto, anche se io onestamente mi aspettavo di rigiocare nei panni di Alan o di Saga. Vedremo, perché sembra che questo DLC sia ambientato prima, durante e dopo gli eventi di Alan Wake 2, perciò sarà interessante vedere come gestiranno la narrazione. Monster Hunter Wilds invece è un altro, se vogliamo, punto massimo raggiunto in questo State of Play. Io non sono un giocatore di Monster Hunter, però da ignorante della saga devo dire che questo mi ha incentivato ad avvicinarmi, quindi sono molto curioso, lo voglio provare assolutamente. Spero che non sia effetto repellente come tutti gli altri, dove il tutorial, le spiegazioni, in generale l'approccio da neofita al gioco è disastroso secondo me. Quindi speriamo bene, ma soprattutto è stata confermata la data di uscita, ovvero il 28 febbraio 2025, perciò manca in realtà poco. Poi arriviamo a quello che era girato tanto nei rumor, tanto nei leak: Horizon Zero Dawn Remastered. Ma qui, attenzione, voglio aprire una parentesi, una parentesi graffa. Non è che inizialmente mi facesse piacere, cioè quando giravano questi rumor io tra me e me mi dicevo: vabbè, ma ne abbiamo veramente bisogno di questa remaster di Horizon Zero Dawn? Ecco, se da una parte pensavo questo, in realtà poi mi sono un po' ricreduto, perché è vero, Horizon Zero Dawn oggi come oggi gira a 60 fps su PS5 con una sorta di aggiornamento comunque gratuito che avevamo messo d'accordo tutti, perfetto, bene, sono molto contento. Ma in realtà quello che fa Horizon Zero Dawn Remaster è leggermente più importante e ha in realtà molto senso. Sostanzialmente fanno quello che è stato fatto con The Last of Us Part 1, ovvero prendere l'opera originale e allinearla al risultato tecnico che si è raggiunto solamente dopo un tot di anni, quindi allineare i due prodotti facendo in modo che chi oggi vuole recuperarsi il primo capitolo e il secondo lo possa fare con una grande armonia tecnica tra i due prodotti, cioè non deve esserci lo stacco come magari c'era con il primo The Last of Us e The Last of Us Parte 2, cose poi appiattite con il remake remaster. E quindi con Horizon Zero Dawn si fa l'esatto lavoro, tra l'altro molto bene, che si dovrà soltanto pagare 10€, 9,99€ per fare l'upgrade, perciò se si ha la versione base del gioco si può fare tranquillamente, e si può fare digitale, fisico e addirittura su PC, quindi ottimo, perché quantomeno nel male minore quantomeno è stato fatto con un po' di tatto. Non avrei apprezzato se avessero detto: ah toh, andate il gioco 50€, 60€. No, ovvio che se uno oggi se lo deve comprare da zero probabilmente costerà 50-60€, non ho indagato questo, però se uno ha già il gioco e se lo vuole semplicemente rispolverare o è curioso di vedere com'è questo cambiamento tecnico, ha modo di farlo in maniera un po' onesta. E infine arriviamo al fulcro di questo video, e cioè Ghost of Tsushima 2, che però non è Ghost of Tsushima 2. Eh già, perché Sucker Punch tira fuori Ghost of Yotei. Allora, io lo dico subito, per me l'idea di tenere semplicemente la nomenclatura Ghost of e poi associarla insomma ad una regione, paese eccetera eccetera è geniale. Non era una cosa ovviamente impensabile, ci si poteva arrivare, però tutti giustamente fino ad oggi eravamo con: ah, uscirà Ghost of Tsushima 2, quindi si manterrà lo stesso protagonista, saranno le stesse vicende, oppure sarà lui che poi andrà da un'altra parte. E invece così, secondo me, con una scelta non scontata e comunque coraggiosa, si sono staccati dall'epopea di Jin Sakai, perché questo gioco è ambientato 300 anni dopo gli event primo, spiace, però Jin Sakai è un po' in decomposizione, ma si va con una nuova origin story, con un nuovo racconto, con una nuova protagonista che racconterà una sua storia. La protagonista si chiama Atsu, il gioco è ambientato nel 1603 e si esploreranno i dintorni del, indovinate un po', Monte Yotei, che si trova nella regione di Ezo, che io un po' adesso me la ricordo perché ci avevo giocato in quel di Rise of the Ronin, ma in realtà sarebbe quella che oggi viene conosciuta come Hokkaido. Tornando al discorso del mi piace che venga usata la nomenclatura Ghost of, gli dà un po' quell'aria di simile Assassin's Creed, cioè possono tenere una struttura, possono tenere degli stilemi di questo gioco, ma applicarli a diversi scenari con diversi protagonisti, e secondo me è una cosa che può funzionare. Ovvio, mi auguro che non ne vadano ad abusare così tanto come invece è successo con Assassin's Creed, non mi sembra il caso con Sucker Punch, sia per tempi di sviluppo, qualità di produzione, modus operandi, diciamo così, ma bello che abbiano scelto di fare questa mossa, perché in realtà, se uno ci pensa, così come per Assassin's Creed c'è l'ingresso del personaggio
personaggio all'interno gli assassini, appunto, e l'utilizzo, l'acquisizione della lama celata, qui si ha il passaggio di testimone con la maschera fantasma, no? Quindi la maschera da ghost. Vediamo se sarà così, vediamo se verrà mantenuta questa struttura, magari ovviamente per pura casualità si farà una maschera anche Atsu, oppure invece sarà collegato agli eventi in qualche modo di Ghost of Tsushima, magari si ricorderà la figura dello spettro e quindi verrà riesumato in qualche modo, metaforicamente parlando. Perciò mi aspetto comunque questo tipo di rapporto che, ripeto, funziona sia sulla carta che secondo me anche da un punto di vista ludico-narrativo. Sul fronte tecnico non mi voglio esprimere troppo, perché comunque era video trasmesso in streaming, bitrate, compressione varia. Le immagini, quantomeno, che si sono viste sono belle, i paesaggi mi hanno convinto, siamo perfettamente in linea con Ghost of Tsushima 2, nulla di rivoluzionario, ma una piacevole evoluzione. Vedremo poi nel concreto, e aspetto positivo è che il gioco uscirà in teoria nel 2025, e questo porta quantomeno gli equilibri della lineup first party di PlayStation in una situazione comunque leggermente più piacevole, dove non abbiamo più solamente Death Stranding 2 on the beach, che tra l'altro è grande assente, però magari lo si vedrà durante il Tokyo Game Show, ma quantomeno adesso ci sono due giochi, uno che potrebbe uscire secondo me nel periodo di giugno, maggio-giugno, e un altro per le cosiddette Holiday 2025, e comunque avremo già due importanti titoli, da una parte Ghost of Tsushima, da una parte Ghost of Yotei e dall'altra Death Stranding 2 on the beach. Vediamo come si comporterà PlayStation, perché magari terzo incomodo lo si potrebbe anche aggiungere.